Bella a tutti ragazzi, sono Fedex96 e oggi ragazzi vi voglio portare in questo grandissimo gioco ragazzi su PC, ragazzi Pokémon 3D ragazzi. Allora, per chi come me è nato comunque, non voglio sentirmi datato, ma negli anni 90 comunque i suoi primi giochi a 5-6 anni erano i Pokémon ragazzi, questo ragazzi è un titolo fantastico perché è un semplice, ragazzi intanto io inizio il gioco, New Game. Praticamente ragazzi è un gioco fantastico, nel senso che ragazzi qui intanto c'è la solita menata con il professor Helm che vi parlerà, vi chiederà il vostro nome e così cos'ha. Comunque questi li salto ragazzi, non sono neanche loro, tanto sono sempre le stesse cose di tutti i giochi. Questo ragazzi è un gioco Pokémon in 3D e dopo vedrete perché in 3D. E praticamente ragazzi si trova su PC, vi lascio il link in descrizione ragazzi. È fantastico perché per chi appunto come me è nato in quegli anni, ha giocato i fantastici... Aspetta, vedete qui intanto puoi cambiare la skin. Allora io mi metto lui, fantastico. Your name, ragazzi, banale ma fantastico, Ash. Allora, praticamente per chi ha giocato appunto in quei periodi Pokémon Oro e Pokémon Argento, ragazzi... sappiate che questa ragazzi è la stessa cosa, è Pokémon Oro e Pokémon Argento, è su PC, e voi direte ma c'è già su PC Fede? Sì, però ragazzi questo ragazzi è in 3D, praticamente cosa cambia? Che ora vedrete appunto come la grafica, ora dovrebbe partire, parti, laggata assurda subito iniziale ed eccoci qua ragazzi, vedete? Your Room sembra una specie di Minecraft ragazzi come potete vedere, vedete qui la Wii, fantastica, però vedete tutto in 3D è fantastico ragazzi perché percepirete meglio le cose. Ah, mio dio, mamma, non ti ricordavo così brutta. Ok, il professor, le solite cose ragazzi, il professor Helm vuole parlare con te. Quindi ragazzi in questa prima puntata ragazzi dico subito che farò una serie di questo gioco e il mio obiettivo sarebbe ragazzi onestamente proprio quello di finire il gioco totalmente, però non so se lo farò perché chiaramente vorrei che fosse seguita la cosa, a me non piace caricare video che non sono seguiti. Quindi ragazzi se questo video raggiungerà appunto nella prima settimana massimo due un tot di mi piace, un tot di visualizzazioni, credo proprio che lo farò ragazzi. È come un po' Minecraft appunto, con la W ci si muove, con la E, zaino, Ash, vediamo Ash cosa cazzo c'è qua. Vedete la vostra tessera d'allenatore. No, che cazzo ho fatto. Ok, no, vai indietro, come si va indietro? Ok, a posto. Ora usciamo di casa ragazzi, vedete un po' com'è il gioco. Laggata, non esce dalla casa. Ok ragazzi, eccoci qua, New Bark Town. Chiaramente ragazzi i nomi sono stati cambiati perché non potevano fare la stessa cosa di Pokémon Argento, perché chiaramente si sarebbero abbastanza incazzati i produttori, suppongo ragazzi. E vedete questo praticamente ragazzi il gioco è così, è uguale identico. Sapete cambiano i nomi, però chiaramente si chiama... No, quanto è bello lui! Vabbè, comunque ragazzi, andiamo. Cioè, comunque ragazzi, c'è un lag. Devo togliere roba da questo PC perché c'è veramente troppo lag, ragazzi. Comunque, ora andiamo nel laboratorio, ragazzi. Anzi, no, proprio ve lo voglio far scoprire. Anche se sicuramente quasi tutti voi lo sapranno di già che cos'è questo. Il laboratorio di Helm! My God! Ok, eccoci qua. Helm, Ash, sei te, vabbè comunque no ragazzi non sto neanche a leggere, lui vi chiederà il favore, quello che vi chiede su tutti i giochi. Comunque ragazzi, ripeto, se volete una serie su questo gioco fatemelo sapere, che io la farei molto volentieri, dato che comunque è un gioco fantastico ragazzi, è proprio bello come è il gioco. Ok, qui sono dei Pokémon rari, ne ho trovato solamente uno diciamo a testa, quindi guardiamo un po' cosa sono. Allora, come si seleziona? Ok, Cyndaquil. Vuoi prendere Cyndaquil, il Pokémon di fuoco? No, perché prima vi voglio far vedere tutti ragazzi un secondo, perché comunque è una scelta molto importante. No, di nuovo, perché comunque è una scelta molto importante ragazzi. E chiaramente lo dico per tutti quelli che ci giocano, sicuramente tutti avranno avuto il loro Pokémon speciale. Di nuovo Cyndaquil, cos'è questo troll? Allora,
Comunque no, adesso continuerò a vedere un attimo. Questo no, perché mi ha ridato sindaco? Mi sa che forse se ti devi proprio spostare davanti alla ball. Allora, quindi andiamo ancora avanti. Vediamo questo, cosa mi dice. Ok, Chikorita. Quindi vuoi prendere Chikorita e il Pokémon d'erba? No. E poi ragazzi ci sarà il classico Totodile. Comunque io da quando giocavo a questi giochi da bambino avevo sempre scelto Sindaco, quindi farò sempre questa scelta. Chiaramente è una scelta comunque che sapete, il classico Pokémon di fuoco, il Pokémon che insomma il fuoco ragazzi, la potenza è fantastico. Allora ragazzi, quindi mi trovo qua a scegliere Cyndaquil per poi farlo diventare un potentissimo Typhlosion se la stella andrà avanti. Ok, lui pensa che questo è un grande Pokémon. Sì, grazie, lo so anche io che è un grande Pokémon. No, non lo voglio rinominare. Cancel, ok. Attenzione, attenzione. Cos'è che fa? Cos'è che fa? Chiudo la porta di camera, fantastico. Allora, quindi, oh, ok, andiamo avanti. Questi sono i soliti discorsi. Ora credo che farò comunque questo video che sarà introduttivo. Farò vedere magari una lotta, ma non farò chiaramente un video troppo, ragazzi, pesante, perché comunque dovete decidere se lo volete o se non lo, se, o se non lo volete. Intanto qui c'è Cyndaquil, ragazzi, che vedete che vi seguirà sempre. Chiaramente, ok, ora ti daranno le pozioni, come sempre. Chiaramente è un gioco, ragazzi, con la grafica così fatta apposta, chiaramente. Ci sono dei giochi per computer che danno veramente il buono a dei giochi di PS3 come grafica, quindi comunque chiaramente poi ragazzi non mi garberebbe neanche un Pokémon tutto con la grande graficona. Comunque ragazzi ora andiamo verso di qua. Quando sono fuori casa ragazzi c'è un lag assurdo. Guardate che lag. Comunque sicuramente dal prossimo video ragazzi risolverò questo problema, eliminerò diverse roba dal PC perché ho il PC pieno pieno di roba, pieno 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 di roba. Ok, vedete tutti gli alberi, tutto. Comunque sarebbe veramente carino comunque fare questo video soprattutto per insomma fare un po' una dimostrazione del gioco per chi ragazzi non lo conoscesse, dato che purtroppo ci sono tante persone che non conoscono questi fantastici giochi e che magari ragazzini che giocano a Perla, Pokémon Nero, Pokémon Bianco chiaramente non conoscano. Allora, vediamo se questo qua mi sfida, cosa vuole fare. Oh, ma guardate fiero sindaco qui dietro. Un ammasso di quadratini pixel bruttissimo. Vediamo se lui mi sfida. No, no, ragazzi, non mi caga. Io lo chiamo, ma non mi caga. Allora, ragazzi, andiamo nell'erba. Basta. Vediamo un po' se trovo un Pokémon da sfidare per fare qualcosa. Allora, no. Dove sto andando? Ragazzi, vi giuro, giocare con questo lag è impossibile. E comunque il problema mi sa che potrebbe essere dovuto alla tube, dato che comunque quando gioco normalmente non mi dà questi problemi. Ok, siamo nell'erba. Forse non mi compare neanche un Pokémon per il lag, eh? Fantastico. Cioè, mi ricordo quando ci giocavo a Nintendo, delle volte pregavo che non comparisse nessuno. Vediamo un po'. Cioè, ora invece proprio non mi appare nessuno. Che è Cyndaquil, bruttissimo. Vediamo un po', dai, qualche Pokémon che si fa avanti. Mio Dio, quanto sei brutto! Ok, dai, vediamo. Ragazzi, giro ancora un paio di secondi se non trovo nulla. Sti cazzi. Ok, ragazzi, è apparso un Pokémon! Incredibile! Oh mio Dio, Oddtot selvatico appare! Ragazzi, Oddtot è un Pokémon che pure io ho amato. Ok, ragazzi, vedete, battaglia, bag, Pokémon, insomma, proprio come nei vecchi giochi ragazzi. Comunque siamo battle. Ragazzi, dobbiamo per forza fare azione perché è l'unica mossa che è possibile avere. Comunque ragazzi, le animazioni non sono un granché, vedete che cioè comunque no, è anche per il lag ragazzi, perché mi va a scatti. Ok, anche Pikachu, Oddtot ha usato azione, ma noi siamo più pro di lui, quindi boom, di nuovo azione. Ok, quasi morto ma non è morto. Ah, ok, è morto, sì, fantastico. Ok, quindi ho tolto esausto, 15 punti esperienza. Quindi ragazzi sarà un po' come giocare un mondo dei Pokémon, appunto di argento e oro, però vederlo con molte prospettive diverse. Perché comunque sarà proprio vedere nel dettaglio quello che c'è nel gioco, mentre prima chiaramente non era possibile, dato che
comunque, ragazzi, era un omino, un po', non era una visuale dall'alto, ma era un po' come, insomma, non era una visuale fantastica, ecco, secondo me. Comunque, vediamo se qui, ok. Comunque, ragazzi, per chi lo volesse scaricare, ragazzi, lascerò il link in descrizione. E niente, ragazzi, anche per questo video è tutto. Da Fedex96, ragazzi, alla prossima.